Cos'è la leadership al femminile e perché è importante sperimentarla nelle varie sfere della propria vita, sia per le donne che per gli uomini? Di questo e di molto altro si parla a Catania in occasione del seminario organizzato dal Centro Fly intitolato proprio Leadership al femminile, durante il quale interverrà Daniela Bonetti, la coach della scuola di formazione di Roberto Re, che illustrerà quali sono i benefici che si ottengono sperimentando nella propria vita la leadership al femminile. Quando balleranno gli orologi intorno a noi, si confonderanno le stagioni. Guardami negli occhi che si incrociano coi tuoi, stiamo insieme, offrimi da bere. Pensa quanta gente che è passata già di qui, quanti tradimenti e matrimoni. Daniela Bonetti, a grande richiesta, ritorni a Catania questa volta per parlare di leadership al femminile. Di cosa si tratta e come è possibile sperimentarla nella propria vita? Allora, io e Francesca Romano, la mia collega, abbiamo scritto questo libro Leadership al femminile dopo, diciamo, aver sperimentato su di noi, quindi dopo aver imparato come si adotta la leadership al femminile. Ad oggi ovviamente è importante ed è necessario mettere in campo delle caratteristiche che sono, diciamo, per natura un po' più femminili, in quanto hanno più a che vedere con l'empatia, hanno più a che vedere con la vulnerabilità, con la dolcezza. Siccome la leadership arriva un po' dal militare, dalla forza, dal guerriero, e quindi quello che oggi funziona di più per creare rapporto con le persone, con i gruppi di lavoro e anche per guidare meglio se stessi, c'è più bisogno di cose e caratteristiche che sono più, diciamo, legate alle donne, per natura ovviamente. Leadership al femminile significa anche scoprire i propri punti di forza, come possiamo svilupparli e sfruttarli al meglio? Allora, di fatto ogni donna, visto che si parla di leadership al femminile, ha delle caratteristiche innate inevitabilmente, e solo che molte di noi non le conoscono, non le riconoscono, per cui primo è essere consapevoli di avere questi punti di forza e di sfruttarli al meglio. Infatti questa sera andremo a vedere come questi punti di forza in qualche modo sfociano in quella che viene chiamata così una zona d'ombra, ovvero anziché essere utilizzati a nostro favore, li utilizziamo, non volendo, a nostro sfavore, per cui diciamo che anziché avere dei risultati, a volte ci generiamo da sole dei danni, e quindi è importante conoscere queste caratteristiche potenzianti di noi, che sono un po', insomma, per natura le abbiamo. Spesso la leadership viene coniugata dagli uomini in una direzione caratterizzata dalla severità. Quali sono invece i modi e i benefici per sfruttare la leadership al femminile, quindi valorizzando anche i propri lati di vulnerabilità? Allora, sicuramente una delle caratteristiche che noi abbiamo, diciamo, piuttosto innata è la caratteristica sia della dolcezza che della sensibilità, quindi noi ci siamo molto più emotive, e ovviamente a volte crediamo che questa emotività sia un punto debole e quindi non dobbiamo essere emotive. In realtà invece è importante, perché essere emotivi vuol dire anche essere più umani. Per cui essere un esempio anche di debolezza e di vulnerabilità permette alle persone di capire che seguire un leader che è vulnerabile, che è in qualche modo mostra tranquillamente le sue debolezze, è più reale rispetto invece ad essere uno forte, uno duro e a far vedere che ce la fa sempre. In realtà lo sappiamo tutti che non è così, ognuno di noi, insomma, ha le paure, ha le debolezze, ha le difficoltà, ha dei limiti, e non è un problema doverlo riconoscere, no? Ognuna di noi forse per farsi un posto sia nel mondo del lavoro che per, insomma, riuscire a dare un equilibrio alla vita privata, alla vita lavorativa, ha dovuto tirare fuori un po' di grinta, ha dovuto tirare fuori un po' di forza, di determinazione o di quel qualcosa che in qualche modo ha snaturato la nostra parte invece più naturale, più dolce, più sensibile di noi, che è quella che fa la differenza poi. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita.